Questo programma vi è offerto da Befed Aviano. Una buona domenica da Aviano, dal cuore del centro di Aviano. Sono con il sindaco Ilario De Marco Zompit, il campanile della domenica, dove vi racconteremo in particolare quello che è lo scrigno dei presepi che ha richiamato qui migliaia di visitatori. È passato il periodo natalizio, ma vi ricordo che qui si potrà venire a visitare appunto questo scrigno dei presepi fino al 28 di gennaio. Buongiorno e la buona domenica al sindaco. Bene, buona domenica a tutti i telespettatori di Tele Friuli, benvenuti qua ad Aviano. Aviano è il centro della pedemontana pordenonese. L'iniziativa dello scrigno dei presepi nasce circa 10 anni fa per riproporre e mantenere le tradizioni nostre, soprattutto nelle scuole. Da allora il progetto è cresciuto, è diventato uno dei principali punti di riferimento della regione. Ecco, senta, dicevo prima numeri importanti, anche perché avete coinvolto, e poi sentiremo il curatore di questa mostra, anche altre località. Sì, da sempre, fin dall'inizio, collaboriamo con i principali luoghi del Friuli, soprattutto con Grado, che poi è il centro di riferimento per tutto il Friuli, ma soprattutto la manifestazione nasce ed è cresciuto nell'ambito del Giro Presepi organizzato da Proloco. Ecco, fra poco avremo anche l'esibizione del gruppo folcloristico di Aviano, però vorrei, ci sono delle eccellenze, comunque dei marchi di fabbrica che caratterizzano il suo territorio. Cominciamo a parlare di Piancavallo, che quest'anno veramente sta toccando numeri da record. Beh, quest'anno siamo particolarmente soddisfatti di come è andata la stagione turistica a Piancavallo, perché la neve ci ha dato una grande mano, però devo dire che anche l'estate è stata assolutamente eccezionale, è stata un'estate da numeri da record, perché Piancavallo ha avuto la possibilità di offrire ai propri turisti, diciamo, tutti gli impianti sportivi aperti, e dopo tanti anni è la prima volta, quindi grazie alla Promoturismo FVG che si è adoperato per fare questo. Ecco, grazie alla regia di Tiziano Campigotto stiamo vedendo anche atleti che stanno sciando, 540.000 visitatori, e mi diceva prima prenotazioni che sono già coperte sino al 30 di settembre. Sì, sì. Adesso Piancavallo sta dimostrando le sue lacune, cioè la trascuratezza di questi ultimi anni ha evidenziato la carenza di posti letto. Ci adopereremo per far sì che non solo i posti letto degli alberghi siano riaperti, ma anche quelli delle 4.000 abitazioni private. Allora, questo è Piancavallo. Parliamo del centro di riferimento oncologico, che sarà meglio servito, perché è stata, ma poi fra poco vi daremo appunto l'intervista con il consigliere delegato proprio alla ferrovia, perché da pochi giorni è stato riattivato questo tipo di servizio. Ecco, centro di riferimento oncologico nazionale di Aviano, un'offerta che per l'Italia è fondamentale. Sì, Aviano è conosciuta per alcune eccellenze, tra cui il centro di riferimento oncologico. Siamo veramente orgogliosi di poterlo ospitare qua ad Aviano, perché è un luogo non solo di eccellenza, ma è un luogo anche che caratterizza la nostra, diciamo, comunità. Perché? Perché assieme al centro di riferimento oncologico sono nate delle associazioni che ospitano gratuitamente e soprattutto i pazienti e i familiari che arrivano da tutta Italia. Quindi, diciamo, senza gravare sulle casse pubbliche. In particolar modo abbiamo l'associazione Via di Natale che è stata oggetto di visita anche da parte di alcune associazioni straniere.
Ecco, quindi ricordiamo, e lo faccio sempre volentieri anche attraverso la nostra emittente, abbiamo spinto sulle iniziative, vedi le lucciolate promosse anche dalla signora Gallini. Terzo punto, i rapporti con la base USAF. I rapporti con la base USAF sono ottimi, devo dire. Io peraltro faccio parte ormai da alcuni anni dell'Associazione Comandanti Onorari di Aviano, che è nata per implementare e promuovere quelli che sono gli scambi culturali fra le due comunità. Direi proprio recentemente abbiamo ricevuto un invito ufficiale per visitare la base in termini diciamo completi, anche per capire qual è il ruolo che questa importante unità militare svolge nel comprensorio. Allora, Sindaco rimarrà con me sino alle 12.45. Dicevamo della ferrovia che è stata riattivata a dicembre. Abbiamo realizzato venerdì un'intervista con un consigliere delegato e questo vi dice tutto su quello che peso viene dato a questo mezzo di trasporto, che serve ovviamente il territorio per quello che concerne il centro di riferimento di Aviano, ma Biancavallo, che come avete sentito quest'anno porta numeri di tutto rispetto. Allora andiamo con l'intervista col consigliere delegato. Allora andiamo avanti, è appunto il riferimento, l'intervista che abbiamo realizzato sulla mostra dedicata alla ferrovia. Allora Sindaco, qui abbiamo un'altra eccellenza e chiedo a lei di presentarla. Questo è il gruppo folcloristico di Aviano. Allora, il nostro gruppo è veramente invidiato da tutti, non solo a livello regionale. Il gruppo folcloristico di Aviano ha assunto una valenza internazionale veramente importante e grazie a loro e grazie anche all'impegno della Proloco realizziamo ad Aviano ormai da 50 anni, perché quest'anno sarà il 50° dell'occasione, è il Festival Internazionale del Folklore. È una manifestazione veramente importante, veramente diciamo d'eccellenza, che da un po' d'anni abbiamo riportato in questa splendida piazza Duomo. Allora cominciamo con il primo brano, ovvero sia con l'Avianese. Il vostro inno. La prossima invece è la quadriglia? Quadriglia, sì, è un brano che veniva eseguito nel sagrato della chiesa all'uscita dagli sposi, per festeggiare gli sposi. Ecco, la storia vostra parte da molto lontano. La nostra storia parte fine 700, primi 800 e diciamo abbiamo trovato dei documenti molto importanti dove appunto vedono i costumi di Avian, così all'epoca chiamati. Poi nel 1924 uno del fondatore, diciamo Federico Angelica, questo appassionato della tradizione appunto avianese, ha fondato ufficialmente il gruppo folcloristico, che continua tuttora con le quattro sezioni a portare avanti le nostre tradizioni. Ecco,
Vedete le danzerine, le vedo sorridenti nonostante le basse temperature. Vado un attimo, guarda, vado da questa parte. Signora, buongiorno. Quanto freddo ha? Abbastanza. Però sorride, cosa ci fate vedere adesso? Adesso la quadriglia vi presenteremo, che era una danza gaia e movimentata, che in genere veniva eseguita fuori dalla chiesa, sul sagrato, per gioire delle nozze appena venute. Ma e lui chi è? Lui chi? Lo sposo e il mio danzerino. E finisce lì? E finisce qui. Non c'è l'amore? No. E l'amore dov'è? L'amore c'è, ecco. Però non è qui. Ma non qui. Allora mi presenti lei là? La quadriglia. Per voi. Molto bene, io vorrei andare, e andiamo in pubblicità, volevo salutare il nostro regista Campigotto. Senti, com'è l'urlo di prima? Campigotto, hai sentito? Andiamo in pubblicità. A tra poco. Matteo Redolfi. Eccoci qua, allora dovremmo avere adesso il servizio con o meglio l'intervista sulla mostra e l'intervista con il consigliere Redolfi. Matteo Redolfi è uno dei consiglieri comunali qui ad Aviano e ha anche la delega per la ferrovia, perché dal 10 di dicembre scorso ad Aviano è ripartito il treno, quindi passa il treno anche da queste parti, ripassa. Sì, ripassa dopo l'incidente del 6 luglio 2012, la linea ufficiale è stata aperta il 28 ottobre del 1930, dal 10 dicembre scorso con una bella cerimonia è ripresa la ferrovia. Naturalmente in questo periodo alcune problematiche in atto ci sono, ma in proiezione l'obiettivo è naturalmente che la Sacile Gemone, in questo momento fino a Maniago, ma dalla primavera per il treno storico e successivamente da dicembre di quest'anno ci sarà la linea fino a Gemona. Quali sono le varie potenzialità della linea? La linea naturalmente
ha diverse potenzialità. Un aspetto è quello turistico, è stata inserita a luglio dello scorso anno nelle binari senza tempo, è un progetto a livello nazionale che prevede saltuarmente, diciamo nei 15-20 giorni, un treno storico e quindi la possibilità di fare viaggi turistici nelle varie località scoprendo i vari prodotti di tutta la linea pedemontana, e naturalmente le eccellenze del territorio sono notevoli. Senta, e il bacino d'utenza? Il bacino di utenza in questo momento è soprattutto scolastico, è in fase naturalmente di crescita in questo periodo, perché naturalmente la presenza di vari istituti a Sacile da una parte e a Maniago dall'altra, con l'aumento anche dell'offerta in questo momento, perché naturalmente queste scuole erano in difficoltà dopo la chiusura della linea ferroviaria precedente. In questo momento ci sono le iscrizioni e stanno andando notevoli, ma anche per quanto riguarda l'istituto ad Aviano, che è loiale, sta ricevendo iscrizioni grazie alla presenza del treno. A questo vado ad aggiungere un'altra possibile utenza, che naturalmente è una delle cose che miriamo molto di più, è il centro di riferimento oncologico, perché dare il servizio per chi arriva da tutta Italia, possiamo dire, a curarsi presso la nostra stazione, il nostro centro di riferimento oncologico, è importante, e quindi anche portare gli autobus presso la stazione in questo momento è sfornita, ma è uno degli obiettivi su cui stiamo lavorando anche nella giornata odierna. E a questo è da aggiungere anche la potenzialità di Piancavallo, che naturalmente abbiamo fatto richiesta di cambiare il nome della stazione in Aviano Piancavallo, proprio per creare i presupposti di raggiungere tramite la stazione ferroviaria anche la nostra località turistica. Voi allora avrete visto alle mie spalle che c'è veramente il ben di Dio, insomma le eccellenze del territorio. Per circa un'ora e mezza questa piazza diventerà un po' la piazza dei sapori di Aviano, e qua si stanno già organizzando con un frico da 15 kg, il buon Gioacchino è in pieno movimento, qui vedrete che parleremo con loro, qua è un'azienda praticamente a conduzione familiare, ci sono i due fratelli, ci sono le figlie e c'è anche il moroso, il fidanzato di una delle due figlie. Gioacchino, come sta andando qua? Ma lo stiamo preparando, lo stiamo rosolando per poi, quando abbiamo finito tutta la presentazione, lo degusteremo tutti assieme per fare anche una valutazione della qualità di questo nostro piatto tipico friulano. Allora, dov'è il... Vieni un attimo. Allora, evidentemente... E dov'è la... Dietro. Senti, lui ha il berretto arancione, tu la purezza? No, è per stare in linea con la maglia. Ecco, invece la tua fidanzata, che ve la vedo particolarmente, l'amore dove è nato? Tra le forme in mezzo al latte. Tra le forme in mezzo... Succede anche questo. Poco tempo fa? Sì, un annetto e mezzo fa. Allora, io lì là, vedete che belli che sono da vedere. Lui col cappello, perché tu non indossi il cappellino? Lascio gli uomini. Allora, intanto ringrazio la Proloco di Aviano, andremo dal presidente che è già pronto con uno dei curatori dello scrigno dei presepi. Mandiamo con la scheda che racconta in un minutino o poco più Aviano. Aviano è un comune della provincia di Pordenone che conta 9.192 abitanti. Sebbene il capoluogo sia situato nella fascia pedemontana, ai piedi delle Prealpi Carniche, il comune si estende fino ad una quota superiore ai 1.280 metri sul livello del mare, presso le località di Piancavallo e Busa di Villotta.
Tra i luoghi di maggiore interesse spicca il castello di Aviano, costruito nella prima metà del X secolo su una collina. Ne restano due torri, resti del mastio e parte della cinta muraria entro la quale si trovano la chiesa di Santa Maria e Giuliana in castello ed alcune abitazioni. Nella medesima frazione è degno di menzione il parco Policreti, oggi sede di un golf club. Il paese di Aviano presenta una totalità di 7 ville venete tutelate dall'Istituto regionale Ville Venete. Oltre a Villa Policheri di Fabris, con l'annesso oratorio affrescato, sono visitabili Villa Bonassi e Villa Zanussi Fabris. Si deve poi ricordare l'imponente presenza di Villa Menegozzi Brazzoduro, risalente alla metà del XVIII secolo. L'interno è impreziosito da vedute paesaggistiche eseguite con la tecnica tempera. Keeps on the rim, getting even with her and with him before the night is Nel territorio comunale è presente una base d'aeroporto dell'aeronautica militare e della NATO, dato in gestione l'aeronautica militare statunitense. Ad Aviano e nei comuni limitrofi risiede una numerosa comunità di militari e civili statunitensi che lavorano nella base e nell'aeroporto. Ad Aviano ha sede inoltre il CRO, il centro di riferimento oncologico che si occupa di prevenzione, diagnosi, cura e ricerca sui tumori, uno dei pochi presenti in Italia e punto di riferimento per il nord-est italiano. All'interno del comune vi è anche la nota località sciistica di Piancavallo. A 1267 metri sopra il livello del mare, ai piedi del Monte Cavallo, è dotata di piste di discesa da fondo, impianti di risalita e due palazzetti del ghiaccio. Su una delle cime del Monte Cavallo è posta una Madonna in bronzo, opera dello scultore pordenonese Pierino Sam. Dello stesso autore, la statua in bronzo di padre Marco D'Aviano in via Villanova Pordenone. Ecco, ci citavo prima la Proloco e saluto il numero uno della Proloco, Salvatore Bruno, grazie per il supporto e per averci insomma aiutato alla realizzazione di questa diretta. Parliamo per un attimo e poi andremo con Marco Vigo a parlare in maniera un po' più diffusa dei presepi, ma Proloco che è impegnata veramente tutto l'anno. Sì, in realtà la Proloco è impegnata tutto l'anno, perché intanto ogni prima domenica del mese c'è anticamente. Di conseguenza abbiamo circa 300 espositori con un'affluenza di persone dai 2.000 ai 3.000 persone che girano per Aviano. E a questo proposito c'è un'associazione a turno che fa da mangiare per il pranzo e soprattutto per gli espositori. Gli espositori che giustamente devono trovare qualcosa di caldo, soprattutto adesso che fa freddo. Poi la Proloco è presente su tutte le manifestazioni che si svolgono ad Aviano. Appunto quella più importante sono anticamente, poi tutte le altre. Non per ultima diciamo il festival che facciamo in agosto, il Festival del Folklore, che è molto impegnativo e c'è una miriade di gente che lavora, soci, non soci, amici e simpatizzanti che ci danno una mano per fortuna. Da premettere che il tutto è volontariato, non c'è nessuno tranne giustamente una persona che fa la segreteria, la segretaria, che è l'unica stipendiata della Proloco. Il resto è tutto volontariato. Questa è la Proloco di Aviano. Andiamo con Marco Vigo. Con Paolo Bassi abbiamo girato nel vicino oratorio delle immagini e c'era veramente da lasciargli gli occhi proprio per la qualità. Ci sono presepi che sono delle vere opere d'arte, ma come sentirete da Vigo si è dato spazio anche ai bambini. Partiamo da qua. Dunque, innanzitutto noi facciamo di presepi, sono 10 anni che abbiamo creato questo scrigno dei presepi. Quest'anno abbiamo voluto fare una cosa un po' particolare, cercando di rappresentare il territorio e la collina di Aviano in cui c'è la Madonna del Monte. Da lì siamo venuti giù e abbiamo fatto un discorso di tante case
o perlomeno tante rappresentazioni di case realmente esistenti. Abbiamo fatto, poi lo vedremo nella grafica, e abbiamo fatto della Madonna del Monte, cioè si arriva sulla sinistra, si arriva verso Castello, una rappresentazione del Castello d'Aviano ormai diroccato, poi c'è stato la Madonna della Santa Maddalena, che è la chiesa di Padre Marco Naviano, un bel esempio. Questa qui è una casa fatta di un personaggio di Marsure che l'ha donata al comune per quelli che stanno al CRO e soprattutto per i familiari. Poi altre rappresentazioni sono fatte da case tutta in pietra che è realmente esistenti, e abbiamo cercato di creare come un grosso villaggio di questo. A latere di questo qui abbiamo voluto rappresentare un po' quello che sono i presepi dei bambini, perché il nostro problema è che ormai noi abbiamo una certa età, per cui cerchiamo di tirar su delle nuove leve, soprattutto per vedere se è appassionare questo discorso dei presepi, che è stato lasciato andare negli ultimi anni parecchio, e soprattutto a favore di quelli che sono gli alberi di Natale, a favore, e invece dobbiamo riprendere la nostra questo qui. Noi facciamo degli scambi con altre persone e altri paesi e comuni che fanno dei presepi. Adesso lì abbiamo appena visto un casone di Grado, quei casoni galleggianti soprattutto abitati in estate, e dopodiché noi abbiamo dato presepi un po' a molti comuni, fate conto circa 10-15 comuni abbiamo questi scambi di presepi con altri. Ecco, lei parlava dei bambini. Dunque, stavo dicendo dei bambini, noi facciamo sempre una mostra all'inizio, quando inauguriamo l'albero di Natale, facciamo una mostra che con presepi fatti da tutti i bambini e dalle scuole, che ognuno mette qualcosa del proprio, senza cercare, o il meno possibile, l'aiuto dei genitori ovviamente. E devo dire che ho visto in tanti anni l'acume dei bambini nel creare questo qui, e si vedono molti che hanno veramente della propensione per fare i presepi, e se si riuscisse a coltivare probabilmente si arriverebbe a creare presepi belli. Allora, noi adesso ci fermiamo, vedete le immagini girate dal nostro Paolo Bassi, un saluto ancora al nostro regista Tiziano Campigotto, noi andiamo in pubblicità e poi ripartiamo con un altro brano del gruppo folcloristico di Aviano, perché poi ci dovranno salutare, tra poco. Nuovamente in diretta da Aviano, sono con Fabiana Zucchette che mi supporta e mi presenta il terzo e ultimo brano. Li ringrazio anche perché le temperature non stimolano a rimanere fermi in piazza. Che cosa ci fate vedere? Allora, vi facciamo vedere la Furlana dell'Ottocento, una danza aggraziata dai movimenti molto gentili che esprimevano gentilezza e cortesia. Ecco, una tipica nostra danza. Per voi. We'll be right back.
grazie al gruppo Folklore. Io direi, andiamo pure un'altra rapida, cosa potrebbe essere? Un'altra rapida, potremmo fare il trucco e così chiudiamo in bellezza. Facciamone ancora uno. Il trucco. Ecco, siamo pronti per... dovevano essere tre, ma mi piace vederli ancora per un attimo. Volevo un attimo... Vieni. Scusami, io dovrei lanciare non la pubblicità, carissimo. Com'è l'urlo? Allora, l'urlo è... Campigotto, il nostro regista, se vuoi salutarlo. Vabbè. Campigotto, devi salutare Campigotto. Vabbè. Al signor Campigotto dedichiamo questa usata. Chi è Campigotto? E adesso andiamo con la scheda dedicata alla storia di Aviano, caro Campigotto. Reperti ritrovati ad Aviano dimostrano che la zona era popolata sin dall'età del bronzo. I Romani colonizzarono il territorio intorno al II secolo a.C., diventando una zona agricola dipendente dal municipium di Concordia Sagittaria. Il nome stesso, Aviano, deriva da un nome prediale, cioè riferito ad un terreno appartenente ad un proprietario fondiario di nome Avilius o Avidius. Nell'alto Medioevo, Aviano era composta da pievi e villaggi in corrispondenza delle attuali frazioni. Attorno all'undicesimo secolo, su una collina che dominava la pianura circostante, venne edificato dal patriarcato di Aquileia un castello che venne dato ai feudatari locali. Il castello fu più volte assediato, durante il XIV secolo prima da Camino e poi dai Carraresi. Nel 1411 viene espugnato dalle truppe ungheresi dell'imperatore Sigismondo. Nel 1420, come tutto il resto del territorio del Patriarcato di Aquileia, Aviano entrò a far parte della Repubblica di Venezia. Nel 1477 e nel 1499 Aviano e i paesi limitrofi furono devastati da incursioni di truppe turche, in cui gran parte della popolazione fu uccisa o fatta prigioniera. Con la caduta della Repubblica di Venezia, Aviano seguì la sorte del resto del Friuli e del Veneto, fece parte dell'impero napoleonico e del regno lombardo-veneto prima di essere annesso al Regno d'Italia nel 1866. Nel 1911 ad Aviano fu realizzato uno dei primi campi di aviazione dell'aeronautica militare, che negli anni successivi fu ingrandito e acquistò sempre più importanza, sino a diventare la base NATO Aviano FB negli anni 50. Alla fine degli anni 60 la località montana di Piancavallo diventò località di villeggiatore sciistica e per sport invernale. Ecco.
Eccoci nuovamente in diretta, abbiamo ancora delle cose da dire sullo scrigno dei presepi, ma vogliamo fare un riferimento anche al beato Marco Daviano e appunto c'è una parte dell'esposizione presepiale che è dedicata proprio a questo beato. Sì, noi abbiamo fatto, c'è una chiesa, la chiesa di Villotta, che sarebbe la chiesa di Santa Maddalena, però è dedicata a padre Marco Daviano, perché padre Marco Daviano è nato nel 1631 proprio a Villotta, ad Aviano, c'è un cippo eccetera, ma in Italia è conosciuto poco questo frate, perché non è conosciuto molto in Austria. In Austria è diventato perfino amico del re di Leopoldo I, perché avevano grosso problema intorno alla fine del 1600 dei turchi. I turchi hanno spaziato in Europa in una maniera spaventosa già dal 1500, per cui sono andati avanti più o meno 100, 150, 200 anni. E sono arrivati fino alle porte di Vienna. Padre Marco Daviano, cioè questo diciamo che Leopoldo I ha cercato di fare una lega per combattere questi turchi, ma litigavano tra loro come al solito, tanti galli in un pollaio litigano, per cui lui ha cercato invece di, ha messo d'accordo tutti proprio per vedere di togliere l'assedio a Vienna, di trovare delle forze in Europa che combattessero questi turchi. Ed è riuscito, in questo intento è riuscito, per cui ha sconfitto i turchi, è riuscito a caricare talmente le truppe europee, hanno sconfitto i turchi e i turchi li hanno definitivamente allontanati dall'Europa. Questo è l'approfondimento su padre Marco Daviano. Parliamo ancora dei presepi, ecco, vediamo proprio le immagini. Chi ha realizzato queste opere? Dunque, allora, noi siamo un gruppo di pensionati da tanti anni, appassionati che sanno fare un po' di cose con le mani eccetera, e appassionati di presepi. Ci siamo messi un po' tutti insieme, c'è chi fa gli impianti elettrici, c'è chi pittura, c'è chi fa la costruzione vera e propria, c'è chi fa i tetti, c'è chi fa l'ambientazione eccetera. È un gruppo di amici più che altro, siamo amici che ci dilettiamo a fare questi presepi con un sacco di problemi, perché dobbiamo anche trovare anche i soldi e non è facile questo. Dobbiamo anche avere qualcuno che ci finanzia, perché costano i presepi. L'unica cosa che non facciamo sono le statue. Le statue le compriamo. Statue in Italia ce ne sono di posti meravigliosi, San Gregorio Armeno di Napoli, c'è tutti i Bagni di Luca, eccetera, sono delle statue fatte molto 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 bene. Abbiamo delle statue in cartapesta di Lecce, abbiamo delle statue un po' di tutta Italia. Noi spaziamo in tutta Italia. I presepi, diciamo che abbiamo dai presepi napoletani, presepi leccesi, presepi genovesi, presepi toscani e soprattutto presepi anche della nostra carne eccetera, rappresentazione di questo. Ecco, dobbiamo dire allora, fino al 28 venite ad Aviano, oratorio? All'oratorio, dietro che è la piazza del Duomo, dietro la chiesa. L'oratorio è praticamente sempre aperto. Grazie a Marco Vigo, ma ci rivedremo ancora. Direi di mandare il servizio di approfondimento sulla realtà Don Bosco. Una scuola legata ai valori della tradizione e allo stesso tempo innovativa. L'Istituto Don Bosco di Pordenone resta al passo coi tempi e anzi molto spesso li precede. Accanto alle consuete materie, gli alunni, fin dai primi anni, si confrontano con le nuove tecnologie, le lingue straniere e gli strumenti del futuro. Nell'offerta formativa del Don Bosco da alcuni anni è inserita la tecnologia. Cerchiamo di essere un po' al passo coi tempi e quindi nel 2014 abbiamo aderito alla proposta della Fondazione Mondo Digitale di aprire una palestra dell'innovazione, diciamo una palestra che anziché avere gli attrezzi di educazione fisica ha i computer, robot e altre strumentazioni per poter avvicinare i ragazzi a questo mondo che per loro è familiare, però in qualche modo vanno educati anche al loro utilizzo. In particolare nel pomeriggio vengono attivati dei corsi facoltativi e alla mattina con i nuovi progetti dell'offerta formativa per chi fa lo scientifico musicale c'è un'attività di coding che adesso i ragazzi stanno proprio affrontando, conoscendo le basi della programmazione
in modo da poter essere non solo fruitori di quello che gli altri propongono, ma proprio creatori di strumenti digitali, ecco, di programmini adatti alla loro età, quella dell'età delle medie. È un'attività che ai ragazzi piace molto, ecco. Perché è importante affrontarla subito, fin da questa età? Allora, se prima era sufficiente per uno studente delle scuole elementari e medie imparare a leggere, a scrivere, far di conto, oggi questa abilità, cioè la conoscenza dell'informatica, diventa una base senza la quale si è esclusi da quella che è la vita civica, ecco, per cui conoscere come è fatto un computer, come funziona e come poter utilizzare le enormi risorse che un computer, piuttosto che gli strumenti come tablet e telefonini cellulari, hanno, consente di vivere da cittadino più consapevole, e quindi è importante cominciare fin da subito. Jacopo, ti piace fare coding? Sì, tanto, perché a me piace progettare. Rispetto alla presenza delle nostre dotazioni tecnologiche, abbiamo sia videoproiettori interattivi che LIM nelle aule, in modo che gli insegnanti possano utilizzare questi strumenti nella loro didattica per renderla più efficace, avendo a disposizione video e materiali talvolta anche prodotti dagli stessi insegnanti. Ciao, sono Gabriele della classe quinta B. Mi sono divertito, è stato un modo bello per imparare l'informatica. Time to grow, tempo per crescere, è lo slogan che il Collegio Don Bosco ha scelto per la promozione delle proprie scuole per quest'anno, per l'offerta formativa della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Il focus è in particolare sull'internazionalizzazione, l'attenzione in particolare alla lingua inglese e alle nuove tecnologie, all'innovazione, ai progetti di supporto ai cambiamenti e a offrire un'offerta formativa, un modello di scuola sempre più adeguato ai tempi e alle opportunità che offre il nostro territorio. Eccoci con un nuovo blocco di questa puntata del campanile della domenica. Il nostro Paolo Bassi è partito con l'immagine di queste mani che contengono qualche centilitro di latte. Sono le mani di Gioacchino? Sì, io sono Gioacchino, sono diciamo il fondatore dell'azienda, in questo caso della latteria di Aviano, e diciamo la mia attività di casaro è iniziata nel 76, quindi siamo entrati nel 42esimo anno di attività di casaro, e che poi mi sono un po' trascinato dietro un po' tutta la famiglia, in pratica, no? Che adesso appunto lascerò loro spiegare un attimino gli ultimi prodotti nati, quello che stiamo facendo con tutta la nostra attività. Ecco, abbiamo visto tua figlia, il fidanzato di tua figlia, questo è tuo fratello? Il fratello, questo è Luciano, il fratello, che a un certo punto ho agganciato anche lui casaro, però non era mai rientrato nell'attività, diciamo, vera e propria, e che però ci siamo affiancati comunque dopo e abbiamo proseguito assieme, insomma. Ah, tua figlia si chiama? Io ho le due figlie, Veronica, che è, diciamo, quella che collabora direttamente in caseificio con me, e poi c'è Linda che segue un po' l'amministrazione. Allora, io vado da Linda, così mostriamo un po' il banco con i prodotti. Vorrei iniziare da qua, perché avete voluto rendere omaggio al nonno. Sì, questo è il Modesto, è il nostro formaggio speciale, è speciale di gusto ed è speciale perché l'abbiamo dedicato a una persona che per noi è speciale, che è il nonno Modesto. Quando noi abbiamo pensato al nome di questo formaggio, che ci dava delle grandi soddisfazioni, abbiamo pensato di dedicarlo a lui, perché intanto è stato un grande nonno per noi, ma padre di famiglia, ha cresciuto 9 figli, due di questi hanno fondato l'azienda, e perché in quella che era la sua stalla, poi diventata la sua cantina, noi stagioniamo questo prodotto, quindi viene stagionato
posizionato in una cantina su un letto di paglia per un anno, viene proprio lasciato riposare lì dentro e a lui è dedicato. Lui è stato molto molto felice di questo regalo. Quindi, su questo banco brevemente cosa troviamo? Allora, troviamo un po' quello che è il riassunto della nostra filosofia, una filosofia innanzitutto di famiglia, una filosofia di innovazione nella tradizione. Nella tradizione abbiamo voluto scegliere un caseificio storico, la latteria di Aviano, che è presente nel territorio dal 1919. Non è mai stata chiusa ed è un elemento molto importante questo. E noi però, come un po' per tutte queste piccole realtà, stava andando un po' dimenticata, nel dimenticatoio. Noi nel 2012 abbiamo scelto di rilevare questa attività per riportarla alla luce e da qui non abbiamo voluto staccarci dal territorio. Infatti il nostro latte proviene da due stalle, sempre della provincia di Pordenone, una di Aviano e una di Cordenons, quindi a pochi chilometri. Lo lavoriamo in caseificio in maniera artigianale, ma oltre ai prodotti della tradizione, i freschi, le mozzarelle, la ricotta, lo stracchino, qui ne vediamo una rappresentanza, abbiamo poi siamo andati avanti con l'innovazione con tutta una serie di prodotti particolari. Ecco, senti, concludendo, vedo della cioccolata. Sì, allora, questo è l'ultimo esperimento ben riuscito, direi, perché ci sta dando anche questo molte soddisfazioni, ed è un formaggio latteria di Aviano di 36 mesi avvolto in foglie di tabacco e diventa un formaggio quasi da meditazione. Noi lo consigliamo in abbinamento a del rum e della cioccolata, quindi il formaggio proprio per chiudere in bellezza la cena, il dessert. Grazie. Allora, io direi, poi intanto abbiamo il tempo di spostarci perché dobbiamo parlare di miele, grazie alla latteria di Aviano, andiamo e parliamo di musica. La signorina al mio fianco parlava di meditazione, si può magari mangiare una fetta di formaggio aromatizzato al cioccolato ascoltando della musica o imparando la musica. Andiamo pure col servizio. Danilo Tassan Mazzocco, il presidente dell'Istituto di Musica della Pedemontana. Intanto le chiedo quanti sono gli allievi. Gli allievi sono circa 150, con 15 insegnanti e 13 strumenti studiati. E in più c'è anche il punto musica per i ragazzini dai 3 anni e abbiamo anche molti che adesso si avvicinano al canto. La scuola è nata nell'88, poi si è sviluppata insieme al comune di Budoia nel 94 e abbiamo creato questo istituto di musica, che è stato un po' un esperimento per quei tempi lungo la fascia pedemontana, con 4 sedi. Per ora le sedi sono rimaste 3, che sono Polcenigo, Aviano e San Quirino, e l'attività si svolge in genere nelle parti pomeridiane. Da questa iniziativa sono nate anche altri aspetti, altre attività. Ricordo la principale, che è nata all'interno e ora è separata perché giustamente cammina con le sue gambe, la competition piano FVG, che ora ha sede a Sacile, e poi è anche nato un gruppo musicale in quel di Giais, che se avremo possibilità di far sentire, sono degli amatori ma molto bravi a mio avviso, musicisti che si ritrovano il venerdì sera per fare un po' di musica assieme. Senta, da tutto questo è nato un gruppo musicale o no? Sì, ci sono appunto dei ragazzi che fanno musica d'assieme durante il percorso didattico, ma in realtà poi si formano, come si sa, degli adolescenti, dei gruppi che fanno della musica un po' moderna, chi fa anche musica diciamo classica in gruppo, in duo, in trio, e questo è importantissimo, insomma, ecco, che la musica non deve essere racchiusa dentro le stanze ma deve essere portata fuori. Ecco, Presidente, dobbiamo dire anche se c'è qualche famiglia che vuole iscrivere il proprio figlio, può farlo ancora? Sì, tutto l'arco dell'anno c'è, anche se la scuola comincia a ottobre e finisce a giugno, però tutto, se qualcuno lo scopre questa attività può farla benissimo in qualsiasi momento dell'anno, avvicinarsi, anche perché noi diamo delle lezioni prova in modo gratuito, giusto per avvicinare, insomma,
questi ragazzi. Musica per tutti. Musica per tutti, sarebbe bellissimo se si riuscisse a trasmettere questa sensibilità. Molte volte il formaggio si accompagna col miele, sono con Marina Mongiazza, la signora. Sì. Buongiorno. Lei rappresenta l'apicoltore? Avianese, Ventura Pietro. Pietro Ventura, suo marito, che produce miele da quanto? Da 36 anni. E come è iniziato? Ha iniziato che è nata la bambina e voleva prendere, darle qualcosa di buono e ha cominciato a prendere un alveare e così. E dopo... da lì non si è fermato più? No, no, non si è quanti, più. Quante tipologie di miele proponete? 8-9 qualità. Sono? La caccia, il millefiori, il millefiori di alta montagna, il tiglio, il castagno, il tarasacco, la melata, il lampone e il rododendro. Ecco, lei mi ha parlato di alveari che sono posizionati dove? Lui fa la transumanza, adesso sono a San Martino di Campagna e ad Aviano. Transumanza perché? Per fare le varie qualità. Allora lui le porta in Piancavallo, a Casera Razzo, a Clout, Cimolais, Barcis e a Motta di Livenza. Ma quanta fatica? Tanta. Però lui piace evidentemente. Sì, quando deve spostarle alle 4 parte, alle 4 di mattina parte e sta via quasi tutto il giorno. E qua dietro chi sono questi signori? Sono clienti nostri. Detto, vieni e coprimi, e loro hanno eseguito l'ordine della signora. Esatto. Senta, mi dovesse suggerire un miele del momento, qual è? Buono, buono, buono. Io le consiglierei un tiglio. Perché? Perché è rilassante. Mi vede agitato? No, ma è molto buono. E ha vinto il primo premio regionale al concorso dei mieli di Pantianicco. Patria delle mele? La patria delle mele. Poi un tarasacco che ha vinto l'Appe d'Oro a Sacile. Insomma, mi pare che potete stare contenti, eh? Mille fiori, melata e castagno, Appe d'Argento, sempre a Sacile quest'anno. È buono, eh? Dicono. Dicono? Sì. Grazie signora. Grazie a lei. Allora, grazie, un saluto anche al marito della signora che ci ha illustrato appunto le 8 tipologie di miele che produce la premiata apicoltura avianese. Abbiamo ancora 3 minuti che sono il tempo che ci servirà per parlare di questa azienda vitivinicola Tassan. Buongiorno. Buongiorno. Allora, spiegarle tutte è un po' difficile, ma intanto Tassan, questo marchio inizia quando? Allora, l'azienda Le Volte col marchio Tassan inizia la sua avventura nel 2010 con la nascita e la costruzione della nuova cantina di trasformazione. L'attività viticola era già intrapresa prima, abbiamo voluto poi dare un senso al nostro lavoro e creare anche qualcosa per il territorio avianese, visto che fino al 2010 mancava una cantina nel territorio di Aviano. Senta, ribolla, bollicine, veramente è un prodotto che forse è inflazionato o no? Ma le bollicine adesso, come in ultimo periodo, stanno viaggiando molto bene. Il boom è il prosecco che viaggia su un binario diverso, gli effetti si vedono, sono aumentati i consumi, sono aumentate le produzioni, le vendite, sono aumentate anche le superfici piantate nell'arco degli anni. Ecco, il vostro prodotto, diciamo che su quale spingete un po' di più, qual è? Si spinge un po' su tutti quanti. Diciamo che il nostro prodotto di punta è il prosecco, perché si fregia del nome prosecco, però diciamo siamo orgogliosi perché è un prosecco prodotto nel territorio di Aviano. Diciamo che comunque bianchi, rossi sono comunque ottimi vini, bianchi caratteristici, profumati, che la zona dà molti profumi, molte caratteristiche varietali. I rossi sono ben strutturati, corposi. E basta, insomma, così. In 10 secondi il marchio? Il marchio è nato da un'idea di famiglia, ci siamo seduti giù a pensare, è venuto fuori questo
questo grappolo stilizzato in cui si vede una V che sta per Vigneti, la T di Tessan, tutto contornato dal grappolo caratteristico, grappolo della forma dell'uva. Questo signore chi è? Questo signore è mio padre, quello che ha dato il là a tutto il progetto che c'è adesso, con un occhio al futuro. Senta, questo signore è il futuro della vostra azienda? Sicuramente sì, bisogna dare sempre spazio ai giovani, no? Per cui l'azienda è stata presa in mano da Simone, sta lavorando molto bene anche per quanto riguarda la gestione della cantina, la trasformazione dei prodotti, è il suo lavoro, e piano piano con il tempo si sta affinando anche sulla tipologia, sulla qualità e sulla far emergere, diciamo, gusti nuovi, sapori nuovi sui prodotti che facciamo. Grazie all'azienda Tassan, noi adesso andiamo in pubblicità, io mi sposto veramente di 2 metri, andrò a sfiorare due delle rappresentanti, la signora. Ma l'amore dov'è? A casa? Certo. La sta guardando? Sicuramente. Vuole salutarlo? Ciao Milo. Milo che sta per? Milo. A Milo? Così. E lei anche un Milo? Io no. Lo sta cercando? Sì. Ecco, se c'è un altro Milo, lei si chiama? Fabiana. Ecco, Fabiana c'è. A tra poco. Eccoci con voi. E abbiamo anche due ospiti d'eccezione, due caprette. Una sta dando dei bacini al Moncler del ragazzo che andremo a intervistare fra poco. Allora, vi intervisto brevemente, due parole per ognuno. Lei è? Io sono Aurora, la nipote di Massimo, e ogni tanto do una mano alla preparazione e confezione dei prodotti, dei singoli prodotti. Caprini? Caprini, sì, certo. Diciamo dov'è l'azienda e come si chiama? L'azienda si trova a Castello d'Aviano e si chiama San Gregorio. Lei invece? Io sono Francesco, sono anch'io nipote di Massimo, gli do una mano, una consulenza nei progetti che vuole fare. L'ultimo abbiamo visto le possibilità di una nuova stanza mungitura. Che verrà realizzata? È in fase di ideazione. Ma è caldissima. Sì, sono delle caprette nate da poco. Questa è una femminuccia, ha circa 6 giorni di vita. E sì. Cosa fa? Io sono l'addetto alla mungitura, sono un dipendente di Massimo Cipolat e mi occupo in questo momento dell'allevamento delle caprette. Ma quanto è difficile mungere questi animali? Boh, difficile non tanto, è più il tempo che dobbiamo impiegare perché sono abbastanza numerose. Quante? Sono circa 100 capi. E per mungerle tutte quanto ci va? Circa 2 ore. Ha un nome? No. Ma chiamiamola Scrigno, visto che è una trasmissione a cui tengo particolarmente. Okay. Ciao Scrigno. Signora, lei è la principale. Io sono dipendente, sono Lucia. L'azienda nasce nel 2008 con 4 capre. E per passione è nata. Poi pian piano gregge è aumentato e fatalità vuole che io ero in disoccupazione e da qui siamo partiti dopo a fare la produzione. Noi abbiamo le capre, quindi la stalla di mungitura e il caseificio, quindi tutto chilometro più che zero. Lavoriamo solo latte nostro, quindi solo latte aziendale e principalmente latte crudo. Che cosa troviamo qui? Allora, ci sono le caciotte, si va da un 15 giorni a circa un anno di stagionatura le caciotte. Ci sono il caprino stagionato, chiamata nuvoletta, con penicillium candidum, ricetta francese, quindi ha la crosta, una crema all'interno e un cuore un po' più compatto. I vari caprini con le spezie, il caprino classico, questo ha ricevuto il premio qualità a Milano, il caprino con lo zafferano di Dardago, lo spalmabile, bianco con l'erba cipollina, il latte pronto da bere pastorizzato, poi c'è lo yogurt che in questo momento siamo senza, ha ricevuto una qualità Cremona e una a Milano, e manca la ricotta, la ricotta fresca, quella affumicata e basta. E lei invece chi è? Io sono Francesco, sono uno studente che do una mano a Massimo appunto nella gestione della stalla sotto dal punto di vista alimentare e anche controllare se stanno bene. Anche questa 6 giorni? Questa è un po' più giovane, dai, questa ha 2 giorni. Questo ha 2 giorni, ho maschietto. Questo lo chiamiamo Campanile. Campanile e Scrigno. Adesso noi andiamo con il servizio che ho realizzato assieme a Paolo Bassi nella vicina piscina. E allora
Allora, siamo entrati io e Paolo Balsi nella piscina di Aviano, della Gymnasium, e abbiamo anche il direttore tecnico Claudio De Iuri, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a voi. Allora, intanto vediamo che ci sono delle persone che anche la mattina fanno dell'attività. In questo momento questi sono persone che fanno parte della vostra associazione o anche persone private? No, questi sono cittadini che vengono negli orari di nuoto libero a fare la loro attività in pausa pranzo in questo momento, e quindi fanno un'attività di nuoto per poi tornare alla propria attività pomeridiana. Senti, Gymnasium è presente qui ad Aviano, ma è presente anche in altre zone della provincia di Pordenone. Sì, sì, questa piscina per Gymnasium è una delle piscine storiche, perché è più di 20 anni che noi gestiamo questa piscina comunale. Gymnasium è stata fondata nel 76 e ha due impianti di proprietà, che sono la piscina di Via Turati dietro l'ospedale di Pordenone e la nuova piscina estiva di Water Age a Cordenons, che è anche un centro di riabilitazione in acqua. Poi, oltre alla piscina di Aviano, noi gestiamo la piscina di Motta di Livenza comunale, anche lì da diversi anni e con ottimi risultati. Ecco, allora, dobbiamo dire, ci siamo spostati, questa è una piscina un po' più piccola dove sta per iniziare l'attività di Aqua Gym. Sì, esatto, questa piscina è una piscina che tra l'altro abbiamo realizzato noi, perché nel progetto originale non era stata realizzata, è quello che noi chiamiamo vasca polifunzionale, perché è una vasca adatta a fare molte attività diverse, dalla fitness, come potete vedere, all'attività con le persone con disabilità sia fisica che mentale, ai bambini con l'istruttore in acqua e anche a delle attività particolarmente evolute come addestrative, perché noi in questa piscina abbiamo creato un centro di formazione sulla prevenzione all'annegamento e all'addestramento per l'autoprotezione in ambiente acquatico naturale, e questa è una vasca molto utile. Ecco, hai citato i disabili, c'è anche una squadra, no? Sì, sì, proprio questa piscina di Aviano è la sede della nostra squadra cosiddetta speciale, che è un progetto di inclusione di ragazzi con disabilità intellettiva relazionale in un progetto sportivo, e insieme ai ragazzi anche degli altri gruppi sportivi Gymnasium che fanno un'attività integrata. Quindi circa una trentina di ragazzi si allenano qua tutte le settimane insieme anche ai loro colleghi di Motta di Livenza e di Pordenone. Ecco, concludendo, dobbiamo dire che anche è una struttura che accoglie molto volentieri mamme e neonati. Sì, sì, è una piscina che ha la struttura per poter accogliere tutti. Noi ormai da 40 anni facciamo questo lavoro e ci piace pensare che la piscina è un contenitore all'interno del quale è bello metterci dei bei contenuti, inclusi la possibilità di fare attività con i bambini appena nati, dopo i 6 mesi, le mamme, le donne in gravidanza, gli anziani, tutti insomma. Ecco, vorrei chiudere con benvenuti nell'era dell'acqua, questo è il vostro slogan. Sì, sì, beh, noi nasciamo in acqua come tutti noi, in realtà poi nasciamo nell'acqua e vogliamo rimanere legati all'acqua, perché è un ambiente dove è possibile fare ciò che è impossibile fare fuori dall'acqua. Nuotare fa bene perché? Nuotare fa bene perché è un'attività che si può fare in tutta l'età, è un'attività che è completa per quanto riguarda il coinvolgimento dei vari distretti muscolari, è completa per quanto riguarda la parte respiratoria ed è priva di rischi di infortunio, perché essendo in gravità zero non va a sollecitare le articolazioni e l'apparato scheletrico.
Eccoci nuovamente con voi in questi ultimi 3-4 minuti che passeremo assieme. Vi ricordo a proposito l'appuntamento con martedì, lo scrigno dalle ore 21 sarà dedicato alle filande, o meglio alla filanda che si è salvaguardata con un progetto piuttosto interessante. Ci sarà anche un intervento esclusivo in diretta martedì e ci sarà anche l'assessore regionale Santoro assieme al sindaco di Dignano e all'ex sindaco Turidano, ma anche altre presenze del territorio. Allora io vorrei andare un attimo a questo signore che si chiama Michele Capovilla, che ha questa azienda, conduce questa azienda agricola ancora una volta al castello, nella zona del castello di Aviano. Ma c'è aria buona da quelle parti? È aria fresca, aria ottima, e, sia per chi ci lavora e sia per gli animali che stanno molto molto bene. Ecco, diciamo che voi bufale, allevate bufale? Bufale, sì, è un allevamento che è nato nel 1992. E da un'idea di nostro padre, insomma, e io e mio fratello, insomma, la portiamo avanti con passione. Che prodotti troviamo su questo tavolo? Beh, qua abbiamo un po' di tutto, e prodotti molto magri, molto saporiti, quali la mozzarella, abbiamo delle caciotte vari gusti, dei vari formaggi stagionati e non, dell'ottimo salame molto magro e della ricotta, un po' di tutto, insomma. Chi sono questi due? Qua abbiamo la moglie, il figlio e l'altra figlia. Si chiamano i figli? Figli Aurora e Francesco. E la signora con il... Lei è la nostra collaboratrice, che è sempre presente ai vari mercati settimanali. Quindi voi siete presenti tutta la settimana in giro per il territorio? Sì, siamo presenti oltre che nel punto vendita nostro, anche nei vari mercati di Porcia, Sacile e Cappella Maggiore. Benissimo, grazie, grazie signora. Grazie. Grazie. Allora, è un saluto all'azienda agricola di Michele Capovilla, e come vedete anche in questo caso c'è un bel seguito. Io mi sposto da questa parte e vado da questa parte. Eccoci qua signora, buongiorno. Siamo in diretta, qui troviamo, solo se vi spostate, grazie. Le lumache. Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Tofolon e sono titolare di Licitali, un allevamento di chiocciole per uso alimentare ma anche cosmetico. Le lumache vengono alimentate con cavoli, insalate, diete, tutta roba naturale che cresce direttamente in azienda, ma anche girasoli. Come nasce l'azienda? Nasce una curiosità. Quando ero all'università ho guardato il documentario, mi sono interessato, poi ovviamente tra lo studio, poi ho iniziato a lavorare, non ci ho più fatto caso. E 30 anni però ho detto vorrei avviarmi qualcosa di mio, e quindi ho detto ma proviamo. E quindi l'azienda è nata così, non documentario. Lei mi parlava di prodotti cosmetici. Sì, esatto. Mi faccia un esempio. Abbiamo sia prodotti crema viso, che è il siero puro, ma anche shampoo. Per esempio la crema viso va benissimo contro, sì, è un formidabile anti-age. Abbiamo anche il siero puro che va benissimo contro le macchie cutanee, quindi macchie dovute all'età o comunque dal sole, mettendole sopra piano piano schiarisce sempre di più. I prodotti vostri dove si trovano? I nostri prodotti per ora o si viene direttamente in azienda a comprarli, oppure si possono, telefonando, ci si può incontrare o comunque posso portare, posso portare prodotti, se no anche in fiere e mercati. L'azienda dov'è? Si trova ad Aviano. Dove? E vicino al golf club, via Marchetta. E quella signora chi è? Mia mamma, Aviano, che usa le creme, infatti si vede. 9.192. Signora, è suo figlio, lei che cosa usa molto spesso? Io la bava, perché comunque per il viso, e la crema viso, anche lo shampoo, dato che ho profitto, uso un po' tutto, infatti mi trovo benissimo. Scusi, anche per me potrebbe andare bene? Sì, se vuole essere... Ancora di più? Sì, ancora più bello. Prendo le creme. Grazie, grazie. Grazie a voi, buongiorno, arrivederci. Ora vi ricordo anche questa azienda, Elict
Tali e Licitali, quindi ad Aviano, e quindi c'è il, questi prodotti che appunto vengono realizzati e possono essere, c'è anche un sito internet www.elicitali.it, siamo anche su Facebook e Instagram con continui aggiornamenti e fotografie. Perfetto, grazie a madre e figlio. Ci spostiamo da questa parte perché siamo arrivati al momento finale. Avevo visto il sindaco, il sindaco, eccoci qua, dobbiamo salutarci, ci salutiamo con i vini, vini dell'azienda Tassan che abbiamo presentato pochi istanti fa, e abbiamo ovviamente i crostini con il frico che avevate visto prima in lavorazione. Se qualche buon'anima stappa così, brindiamo brevemente, facciamo un brindisi, caro sindaco. Dobbiamo dire quali sono i prossimi eventi che caratterizzeranno un po' la vita ad Aviano. Beh, diciamo, sicuramente avremo di nuovo la televisione, in questo caso la televisione nazionale, il 16-17 con Mezzogiorno in Famiglia in Piancavallo. Però da qua a fine mese, peraltro, avremo conferenze legate alla ferrovia. Ogni sabato vi aspetto qua ad Aviano, proprio all'interno della Palazzina Ferro, che si trova nel comprensorio di Villa Menegozzi, qua di fronte, una bellissima villa veneta, alle 18 di sera. Avremo la possibilità di vedere delle eccellenze a promozione di questa apertura tanto attesa, che sicuramente porterà un vantaggio non indifferente al nostro territorio. Noi torniamo con Telefriuli. Perfetto, vi aspettiamo sicuramente. Grazie al sindaco di Aviano. Noi vedo che stanno versando, c'è anche il frico della latteria di Aviano, è stato preparato pochi istanti fa. Sindaco, vi prendete, brindo anche col nostro Paolo Bassi, il nostro Tiziano Campigotto, che sono i tecnici che hanno garantito la prendi. Dice il presidente della Proloco. Facciamo un brindisi, grazie di cuore, cin cin. Aviano, la terra del prosecco, no? Perché abbiamo aderito al circuito della terra del prosecco, quindi diciamo il prosecco anche ad Aviano. Viva il prosecco. E grazie dell'accoglienza, grazie di cuore. Questo programma vi è stato offerto da Befed Aviano.